Un piacere avere qua Esteban, perché è una persona straordinaria, un carissimo amico, un grande uomo, è qui con la sua moglie e quindi grazie di essere qua, Esteban Mozo Peiro. Thank you. Grazie. Muchas gracias por estar aquí. ¿Se me escucha? Sí, ¿verdad? Quiero agradecer primero que nada a Giorgio la oportunidad de estar aquí por segunda vez, a Marcia por la paciencia que va a tener conmigo a la hora de traducir, y gracias a ustedes por escucharme. Tengo poco tiempo, sé que están cansados, y bueno, vengo de España, soy especialista en nutrición deportiva, me dedico al deporte de alto rendimiento, y voy a hacer una exposición un poquito diferente a lo que hemos escuchado aquí, porque mi papel final es transmitir todo esto a mi deportista final, a mi paciente final. Marcia. Grazie, si sente? Grazie a tutti, grazie per essere qui, nonostante l'orario e la stanchezza. Grazie a Giorgio per avermi invitato qui per la seconda volta, grazie all'interprete che cercherà di convogliare tutte le informazioni nella maniera più corretta. Ho poco tempo, siete stanchi, per cui cercherò di essere breve. Mi presento brevemente, sono un nutrizionista, lavoro più che altro in ambito sportivo, ma sportivo di livello professionistico, livello di elite. E il mio lavoro è trasferire nella pratica e nella vita degli sportivi che assisto tutte le teorie che abbiamo visto fino adesso utilizzando il dispositivo S-Drive. En España tenemos un problema, supongo que será parecido aquí a Italia, y es que la gente no tiene conciencia nutricional ni conciencia de medicina integrativa. Cada vez estamos peor, porque el gobierno actual persigue un poco la práctica de la medicina, vamos a mal llamada alternativa, pero es importante adquirir conciencia. Para mí, durante mi charla, esta palabra va a ser bastante importante. ¿Y cómo quiero que llegue la conciencia a la población normal de la calle? Pues mi objetivo es a través del deportista, porque el deportista en España es una referencia. Conocen pocos científicos, pero todo el mundo conoce a Cristiano, Messi, Fórmula 1, Alonso. Entonces, a través del deportista, mi función es transmitir esos conocimientos integrales a la población. In Spagna abbiamo un problema, penso che in Italia la situazione sia piuttosto simile. La gente non sa, non ha consapevolezza riguardo alla nutrizione, alla medicina integrata, all'importanza fondamentale di questi aspetti, che invece sono assolutamente essenziali. Il mio ruolo, il mio obiettivo come professionista è quello di permettere alla gente di capire l'importanza invece di questi approcci tramite lo sport. Lo sport e gli sportivi, perché la gente magari non conosce gli scienziati, ma conosce i campioni dello sport, conosce i campioni del calcio, della Formula 1, Messi, Cristiano Ronaldo, Alonso, e quindi io tramite loro voglio veicolare alla popolazione in generale un messaggio che è questo, cioè l'importanza assoluta di questo tipo di approccio. El problema real es que la gente se ha hecho biológicamente vaga en España, es decir, nos hemos convertido en seres que vamos biológicamente funcionando, no entendemos muy bien cómo funcionamos, igual que un coche, pero funcionamos, y cuando nos estropeamos nos ponemos en manos de lo que hemos creado profesionales de la salud. El gran problema que tenemos en España es que los profesionales de la salud no existen, la mayoría son profesionales de la enfermedad. La medicina en España está acostumbrada a recoger a la gente cuando ha caído. Es decir, vamos al profesional cuando he enfermado, la medicina paliativa, pero cuando voy a un profesional de la salud y pregunto qué tengo que hacer para no caer, qué debo hacer para mejorar, no saben funcionar. In Spagna abbiamo un problema reale, e cioè che siamo sempre più pigri dal punto di vista biologico, biologicamente pigri è la sua definizione. Funzioniamo, il nostro organismo funziona più o meno come una macchina, non sappiamo bene perché, ma funzioniamo. Ma quando smettiamo di funzionare, quando abbiamo qualche problema, ci rivolgiamo ai cosiddetti specialisti della salute, professionisti dell'ambito sanitario, che quello che fanno è concentrarsi sulla malattia, quindi in realtà sono più che altro professionisti delle malattie e trattano effettivamente le malattie, quindi
Se cadiamo ci dicono come facciamo a rialzarci, se abbiamo un problema medico ci aiutano a risolverlo, ma se chiediamo loro come dobbiamo fare per non cadere più, quindi come facciamo per prevenire, non sanno darci una risposta. Una de las cosas que ha trascendido todo esto, ha pasado del mundo de la sociedad normal al mundo del deporte, es decir, el mundo de alto rendimiento pasa exactamente lo mismo, buscan rendimiento puro. Aunque la tendencia poco a poco en España está cambiando, porque buscamos rendir al máximo el máximo tiempo posible, es decir, perseverando un poquito la biología del deportista, que aguante al máximo rendimiento el mayor tiempo posible. El caso más evidente lo tenemos en casa con Rafa Nadal, un deportista con mucha potencia muscular, pero tenemos que proteger su entrenamiento, su alimentación, para que baje la masa muscular ahora y no cargue tanto óseamente. Nello sport quello che si cerca è il massimo rendimento, è assolutamente la cosa a cui si tende, e cercare di prolungare questo massimo rendimento al massimo. Uno degli esempi più eclatanti è quello di Rafa Nadal, uno sportivo al massimo livello che attraverso l'alimentazione, attraverso la nutrizione, la nutrigenomica, cerca di preservare il proprio altissimo livello di rendimento per il maggior tempo possibile. En España llevamos trabajando con la tecnología SDRAI, con el informe epigenético, aproximadamente 5 años. Desde hace 3 años solicitamos al laboratorio alemán que necesitábamos un informe específico para deportistas. El deportista de alto rendimiento es la vida llevada al extremo máximo. Necesitábamos un informe que, aparte de la información que nos diera la anterior, queríamos parámetros cardiovasculares, parámetros musculares. ¿Por qué? Porque la epigenética nos ha enseñado que nada pasa por casualidad, sino que todo pasa por causalidad. Entonces necesitamos información para poder prevenir. In Spagna lavoriamo con l'S-Drive da 5 anni, ma circa 3 anni fa ci siamo rivolti ai progettatori in Germania, perché, ai progettisti, perché avevamo bisogno di applicare questa tecnologia, e quindi il report dell'S-Drive, allo sport d'elite, allo sport ad alto rendimento, e quindi avevamo bisogno di degli aggiustamenti al software per fare in modo di ottenere dei parametri che fossero centrati specificamente sulle alte prestazioni sportive, parametri cardiaci, parametri muscolari per esempio, e perché queste informazioni ci davano delle chiavi d'accesso per capire quali erano le cause di determinate condizioni, e quindi ci dessero, volevamo che il report ci desse delle informazioni in più anche con un'ottica alla prevenzione. Una de las cosas que nos pasamos todos los días, todos los que estamos aquí, que somos profesionales de la salud, en nuestro trabajo es diagnosticar. Esa palabra es clave. Estamos todo el día diagnosticando, diagnosticando, diagnosticando. Y a mis pacientes les explico que vayan un poco al origen etimológico de la palabra. Yo soy muy amante del latín, y cuando vamos al latín, diagnóstico es di, dos, a, negación, y gnóstico, conocimiento. Dos personas que no tenemos ni idea. Usted viene a mí, no sabe lo que le ocurre, yo como profesional tampoco tengo ni idea de lo que le ocurre, vamos a hacer 1000 pruebas para descartar. Una cosa que sucede quotidianamente a tutti noi che lavoriamo in ambito sanitario è fare diagnosi. Lo facciamo in continuazione, di fatto il nostro lavoro è questo, fare diagnosi, diagnosi, diagnosi. Ora, a me piace molto l'etimologia, per cui analizzando la radice etimologica latina della parola diagnosi troviamo di, due, a, alfa privativo, quindi assenza, gnosi, conoscenza, ergo due persone che non ne hanno la più pallida idea. Ed è questo che succede nei nostri ambulatori. Il nostro paziente arriva, ci dice che ha dei problemi, non sa perché, io non ho idea del perché, quindi facciamo delle analisi e dei test per cercare di eliminare possibili alternative e arrivare ad una diagnosi. Il problema attuale è che i nostri pazienti o i nostri clienti deportistas dicen: no, no, a me non me marees, non quiero información, dame una pastilla o qué tengo que hacer para mejorar. No existe conciencia, y para mí esta palabra es clave en nuestro mundo de medicina integrativa, de epigenética, de regeneración celular. La conciencia es fundamental. Cuando hablamos de epigenética hablamos de factores alimentarios, medioambientales y emocionales. Esa palabra es clave para mí en España con mis deportistas. Il problema è che poi i miei pazienti sono sportivi, vengono da me e in realtà non vogliono mica sapere nulla.
mi dicono ok, questo è il mio problema, dammi una pastiglia, risolvimi il problema e non rompere le scatole fondamentalmente. E per me questo invece è un grossissimo problema, perché la mancanza di coscienza, la mancanza di consapevolezza è invece una lacuna enorme. Quando parliamo di epigenetica, la conoscenza vuol dire capire quali sono i fattori ambientali, i fattori alimentari, i fattori emotivi che influenzano noi stessi e il nostro rendimento. Attualmente los atletas de alto rendimiento saben que no solo puedes entrenar un factor. Hasta hace poco en España, y supongo que en Italia también, porque comparto mucha tecnología con técnicos italianos, la alimentación y el entrenamiento era fundamental, sigue siéndolo. Pero un factor medioambiental, un factor emocional equilibrado es importantísimo. Cuando hablamos de entrenamiento emocional, hablamos del entrenamiento invisible. Es decir, ese es el factor casi más importante hoy en día en un atleta, el factor emocional. Y va muy ligado al entrenamiento físico, a la alimentación, sueño, equilibrio interno, sistema nervioso, etcétera, etcétera. Me ha parecido muy interesante la charla de compañeros anteriores, el omega 3, permeabilidad, microbioma intestinal, todo lo que saca el informe Drive, que es amplísimo. Pero todo eso se puede explicar al paciente final, al atleta, o se puede concienciar. Y para mí la primera fase de la concienciación es la educación. Cuando un atleta, un paciente se educa, se conciencia. Y es el primer paso para entender por qué hago las cosas y llevarlas a cabo. Oggi un aspetto importante dell'allenamento degli atleti è non incentrarsi su un fattore solo. Questo succede in Spagna, succede anche in Italia, succede a livello mondiale. Non si cerca di allenare soltanto un aspetto. L'allenamento ha moltissime vertenti e non è soltanto fisico, ma deve essere necessariamente anche un allenamento che riguarda l'alimentazione, riguarda l'ambiente naturale in cui siamo immersi, riguarda l'emotività, la gestione delle emozioni. L'allenamento emotivo, lo chiamo l'allenamento invisibile, ma è fondamentale per arrivare ad un rendimento ottimale per gli atleti. Ed è intrinsecamente legato all'allenamento fisico, ma anche all'alimentazione, al sonno, ad un buon sonno, ad un corretto equilibrio interno, eccetera. Less Drive ci dà moltissime informazioni a questo riguardo. E sono informazioni utilissime che possiamo usare in due modi con i nostri pazienti, spiegandogliele oppure sensibilizzandoli. E quando avranno la sensibilizzazione, secondo me, è strettamente legata all'istruzione, all'educazione, ma proprio nel senso scolastico, nel senso di istruzione, insegnare cose ai nostri pazienti. Quando hanno acquisito una maggiore sensibilità, hanno capito, allora e solo allora, avranno capito perché è necessario fare determinate cose e le faranno. Voy a poner un caso práctico y real porque me parece bastante, bastante indicativo. A nosotros en España nos llamó poderosamente la atención. Ha sido una persona muy mediática y esto ha salido en los medios de comunicación, cosa que nos favorece a los que creemos en la medicina integrativa y a la medicina integral. Este caso es Marta García, es una promesa o una realidad de la Fórmula 1 femenina en mujer. Desde pequeñita ha sido campeona del mundo de cars, ha ido evolucionando poco a poco y de repente llega a la Fórmula V3000, que es la serie anterior a la Fórmula 1, y entrena con Fernando Alonso y bueno, tiene unos resultados fantásticos. Pero de repente, durante un momento de su vida, hace un año, su novio la deja y ella empieza a perder facultades en el monoplaza. Empieza a perder facultades. Sus padres se preocupan y se ponen en contacto con la clínica número uno en España, que es la que lleva la selección española de fútbol, para que le mejoren su rendimiento. Vi presenterò un esempio reale, un esempio concreto, che tra l'altro ha ricevuto grande attenzione da parte dei media, e questo effettivamente ci ha permesso di acquisire fama e di essere conosciuti anche a livello nazionale. Ed è il caso di Marta García. Marta García è una giovane pilota automobilistica, ha partecipato alla serie W, cioè la serie femminile di Formula 3000, che è praticamente il grado prima della Formula 1,
ha iniziato da piccola a pilotare i go-kart, poi ha proseguito nella sua carriera con brillanti risultati e grandi successi. Per dire, si allena con Alonso, quindi è veramente una sportiva di altissimo livello. Però l'anno scorso, dopo essere stata lasciata dal fidanzato, ha avuto improvvisamente un enorme calo di rendimento. Le sue prestazioni al volante si erano deteriorate talmente tanto che suo padre si è rivolto alla clinica numero uno in Spagna per vedere cosa si poteva fare per riportarla ai livelli originali. Teníamos dos formas de hacer las cosas. Una, por la metodología mal llamada tradicional, teníamos forma de cambiar el entrenamiento, forma de cambiar la alimentación y, bueno, alguna forma motivarla para que recuperara un poquito a nivel psicológico, que creyera en sí misma. Pero decidimos crear un proyecto diferente y fue, creo que, el primer proyecto grande en España a nivel epigenético, porque teníamos el apoyo de los entrenadores, del equipo de fórmula, teníamos los patrocinadores, la familia, y decidimos darle un enfoque epigenético a una preparación integral de un deportista que está llamada a ser la Fernando Alonso de la Fórmula 1. Entonces hicimos un entrenamiento completo a raíz de la epigenética, ahora veremos cómo, en el cual integrara alimentación, medio ambiente, estado emocional y factores externos, entrenamiento invisible que hasta ahora no habíamos aplicado directamente en un deportista. Quindi questo era il nostro problema, potevamo affrontarlo in due modi, o nel modo tradizionale, quindi modificando l'allenamento, l'alimentazione, magari con del supporto psicologico per aiutarla a gestire al meglio questa sua crisi psicologica, oppure, come abbiamo deciso di farlo noi, con un progetto completamente diverso, innovativo. Avevamo in questo il supporto di strutture sanitarie all'avanguardia, la famiglia della ragazza era d'accordo, la ragazza stessa era d'accordo, insomma abbiamo deciso di adottare un approccio basato sull'epigenetica. La tecnologia l'avevamo a disposizione, quindi è stato possibile. Un approccio basato sull'epigenetica che cos'è? È un approccio integrale, un approccio olistico che ci doveva portare ad avere come risultato la Fernanda Alonso al femminile della Formula 1, quindi un grossissimo obiettivo. Come ci siamo proposti di raggiungere questo obiettivo? Bene, con, come dicevo, un approccio integrale che comprendesse l'alimentazione, l'ambiente che circonda la ragazza, il suo equilibrio emotivo e quell'allenamento invisibile di cui vi parlavo prima, che è stata la prima volta che è stato messo a punto e utilizzato in Spagna. Una cosa che nos llamó poderosamente la atención es cuando le hicimos el estudio epigenético de alto rendimiento a Marta, los factores metabólicos que aparecían más alterados, el primero era emociones, eso lo intuíamos, el segundo era equilibrio microbiano intestinal, es decir, la flora intestinal. Ella tenía muchos problemas de estómago, tenía falta de concentración, tenía un sistema celular muy inflamado, los omega 3 los tenía por el suelo, pero sobre todo nos llamó la atención cómo tenía a nivel cardiovascular, los marcadores cardiovasculares y musculares los tenía por el suelo. Luego tenía una carga muy importante a nivel de químicos y una carga importantísima de sensibilidad celular a las corrientes de tracción. Está 6 horas encima de un vehículo todos los días, ¿vale? Entonces, ¿cómo podíamos cambiar esto? ¿Cómo podemos cambiar o influir en la epigenética de un deportista de forma completa? Porque parece que para una persona de la calle es difícil, para un deportista es más difícil todavía. ¿Cómo se puede influir de verdad epigenéticamente en una persona? Y decidimos elaborar un plan completo. Siamo rimasti molto stupiti di fronte ai risultati del test epigenetico ad alto rendimento, il report di ottimizzazione per sportivi di alto rendimento a cui si è sottoposta Marta. Abbiamo visto che dei fattori più rilevanti erano quelli ovviamente emotivi, ma abbiamo visto anche risultati piuttosto marcati nei fattori del microbiota intestinale. La ragazza di fatto aveva problemi di stomaco, aveva difficoltà a concentrarsi, i suoi livelli di omega 3 erano estremamente bassi, il suo sistema cellulare presentava segni di infiammazione, aveva parametri cardiaci e muscolari piuttosto bassi.
ma soprattutto abbiamo visto nel suo report una forte sensibilità alla corrente elettrica e agli elementi chimici, cosa che per una pilota di auto da corsa era probabilmente un grosso problema. Quindi a questo punto ci siamo domandati come possiamo realmente influire utilizzando i fattori epigenetici per ottenere un risultato concreto in una sportiva professionista, perché se già è difficile con le persone normali, figurarsi con un atleta professionista. Abbiamo quindi deciso di elaborare un piano di lavoro onnicomprensivo. Voy a ir un poquito más deprisa porque no hay tiempo, pero parte del acondicionamiento físico fue muy importante donde entrenaba medioambientalmente el atleta. Es decir, decidimos que estaba en un entorno de radiación muy elevado con el coche, con las comunicaciones, y decidimos que el equipo entrenara siempre en circuitos en medio de un bosque. Es decir, con naturaleza muy abundante, árboles grandes, para que el impacto radiactivo fuera menor. Las plantas, sobre todo el árbol, es una de las seres vivos que más absorbe radiaciones. Llegamos a un acuerdo con el equipo para que las comunicaciones vía radio, vía Bluetooth con el casco fueran directamente con pizarra, leídas. E incluso modificamos la composición del traje manteniendo las propiedades ignúfugas del traje de Marta con tejidos lo más natural posible para que transmitiera radiaciones. Sull'allenamento fisico, un elemento molto importante che abbiamo modificato è stato dove effettivamente venivano svolti gli allenamenti, dove Marta si allenava. Abbiamo cercato di eliminare il più possibile le interferenze elettromagnetiche nel luogo in cui si allenava, e quindi invece di una palestra iperconnessa abbiamo chiesto al suo team di farla allenare in un bosco con la presenza di piante e alberi che naturalmente assorbono le radiazioni. Abbiamo chiesto al suo team che le comunicazioni con lei non avvenissero più tramite telemetria, quindi con trasmissione radio con il casco, ma con la lavagna come avveniva in passato. E abbiamo anche chiesto delle modifiche nell'abbigliamento, quindi la tuta che indossa Marta durante l'allenamento chiaramente doveva rimanere ignifuga, ma abbiamo chiesto che fosse realizzata in materiali naturali che quindi potessero avere un comportamento migliore all'interno dei campi elettromagnetici in cui è immersa. Una parte che quisimos trabajar muy a fondo fue el control mental. Para eso fue la ayuda necesaria de la familia. Marta estaba totalmente aislada y totalmente engañada. Es decir, cuando hacía las pruebas con el Fórmula, que iba compitiendo con el coche en las pruebas de entrenamiento, quedamos de acuerdo el equipo y nosotros que la íbamos a engañar. Cada vez que daba una vuelta era más rápida que la anterior, aunque no era cierto. E incluso para los rivales era al contrario. Tenían cada vez más miedo a Marta, y Marta se sentía cada vez más segura de sí misma. Una cosa su cui abbiamo lavorato a fondo è stato il controllo mentale. Controllo nel senso l'allenamento mentale. Abbiamo lavorato molto su questo aspetto sia con lei che con la famiglia di Marta. L'abbiamo mantenuta piuttosto isolata e l'abbiamo anche ingannata in realtà, comunicandole dei risultati durante gli allenamenti migliori di quelli che effettivamente stava conseguendo, e viceversa abbiamo comunicato ai concorrenti, insomma alle persone che gareggiavano con lei in allenamento, dei risultati peggiori. E tutto questo per stimolare l'autostima di Marta e per rinsaldare la sicurezza in se stessa. Otro factor importantísimo fue el tema alimentación, pero no la alimentación desde el punto de vista solamente directamente nutritivo, sino integral también. Es decir, concienciamos a Marta desde el inicio. Tenía que aprender a masticar, tenía que aprender a mirar la comida. Hemos perdido la conciencia de los colores, somos seres visuales y bioemocionales. Tenía que mirar la comida, ver los colores, dejar el móvil y ver el plato. Tenía que masticar, hidratarse correctamente, importantísimo la permeabilidad del omega 3 con el tema de la hidratación. Era importante que bebiera un agua rica en minerales, que se hidratara bien. Era importante que no bebiera las botellas de bisfenol que le daba el equipo por las condiciones solares que estaba expuesta siempre, y que bebiera en botella de cristal. Hicimos una serie de parámetros nutricionales equilibrados que educamos a ella. Y le explicamos para qué eran, para que adquiriera conciencia y seguridad en sí misma de que estaba más cuidada que antes. Y todo eso lo aplicamos en un plazo de 4 meses.
El equipo nos dio 4 meses porque la temporada estaba a mitad de temporada y ya estaba cayendo y había que subirla. Y bueno, fue un trabajo muy complejo, pero creo que ha sido el trabajo epigenético más interesante que se ha hecho en España y se ha publicado en los medios de comunicación, en la prensa, y eso nos va a ayudar muchísimo a que la gente se conciencie de que la epigenética es una rama que nos va a indicar de verdad que las cosas dependen de nosotros, no solamente de lo que hemos heredado, que es lo más importante. È stato molto importante anche lavorare sull'alimentazione. In questo senso ci siamo concentrati non soltanto sull'aspetto della nutrizione, ma anche e soprattutto abbiamo fatto con Marta un lavoro di consapevolezza che doveva iniziare proprio dal principio, dalle radici. Marta doveva imparare a mangiare, doveva imparare a masticare correttamente, doveva imparare a guardare quello che mangiava per capire che cosa si trovava di fronte, invece che guardare al cellulare, doveva guardare gli alimenti che stava per ingerire, doveva vederne i colori, doveva capire l'importanza di una corretta idratazione, doveva capire l'importanza di, dei minerali che acquisiva insieme all'acqua, quindi bere un'acqua contenente minerali, l'importanza degli omega 3. Abbiamo insistito sul fatto che bevesse soltanto da bottiglie di vetro. Chiaramente abbiamo impostato per lei una dieta con parametri nutrizionali corretti, equilibrati, ben bilanciati, e abbiamo lavorato molto anche sull'aspetto psicologico. Per tutto questo, per ottenere dei risultati concreti, il team di Marta ci ha dato 4 mesi, perché eravamo già a metà stagione, i suoi risultati andavano calando e noi dovevamo invertire questa tendenza. È stato complicato, è stato difficile, ma è stato assolutamente interessante, e soprattutto il nostro lavoro ha ricevuto l'attenzione dei media. Se ne è parlato in televisione, se ne è parlato sui giornali, e questo è fondamentale e sarà fondamentale per ribadire l'importanza dell'epigenetica e di quanto i fattori epigenetici ci condizionano e di cosa possiamo fare noi per modificare quello che sta scritto nei nostri geni, perché di fatto l'epigenetica ci consente questo, ci mette uno strumento nelle nostre mani, ci dice che il nostro futuro dipende da noi e non è necessariamente scritto nella genetica. Vamos a poner el video que es justamente hace un mes. Questo è un video di un mese fa. Bueno, ha pasado prácticamente de no clasificarse a ganar la carrera. Creo que Marta es la misma Marta genéticamente que hace un mes, pero es una Marta totalmente diferente epigenéticamente. Creo que esta es la prueba para mí evidente de que todo depende de nosotros. Es decir, la biología del ser humano es prácticamente controlable por nosotros, solo que esa capacidad la hemos perdido porque nos hemos hecho, como he dicho al principio, seres biológicamente vagos. Y nuestra obligación como profesionales de la salud es despertar esa conciencia. Creo que si la gente no se conciencia, jamás cambiaremos hacia dónde va el ser humano. Es cierto que cada vez hay más cargas electromagnéticas, más químicos, más radiaciones, más metales pesados, pero es fundamental concienciar a la gente. Y para eso voy a explicar un proyecto que, gracias un poco a lo que ha pasado, ha salido adelante, y creo que es un proyecto muy interesante para todos nosotros que trabajamos con epigenética, y que creo que por fin la Unión Europea se ha dado cuenta de que la salud es algo muy integral. No eres lo que comes, eres lo que absorbes, lo que tocas, lo que inhalas, lo que piensas, lo que sientes. Somos muy complejos. Quindi Marta è passata dal non qualificarsi a vincere una gara, ed è la stessa persona che era
esattamente prima di iniziare il trattamento, biologicamente. Questo in realtà però ci dimostra che epigeneticamente è possibile cambiare e che il nostro destino, il nostro futuro è nelle nostre mani. Abbiamo la possibilità di modificarlo. Abbiamo la possibilità di modificare la nostra biologia. Biologicamente siamo diventati pigri e quindi probabilmente non è facile farlo, perché non siamo più capaci di farlo. Ma il nostro ruolo come professionisti della salute è quello di permettere alle persone, dare alle persone la chiave di volta per riprendere il loro futuro biologico nelle loro mani. È vero che viviamo in un ambiente pieno di frequenze elettromagnetiche, è vero che siamo immersi negli elementi chimici, nei metalli pesanti, eccetera. Ma cosa possiamo fare al riguardo? Beh, possiamo aumentare la consapevolezza della gente, possiamo lavorare su questo. Un esempio del lavoro che si può fare ci viene da un progetto che è stato condotto in Spagna con il sostegno dell'Unione Europea, che finalmente anche l'Unione Europea si è resa conto che la salute è un concetto molto più integrale, molto più olistico di quello di come l'abbiamo considerato fino adesso. Non è soltanto, la salute non è soltanto quello che mangi, ma è quello che tocchi, quello che respiri, quello con cui entri in contatto e quello che pensi. Es un proyecto, y termino con esto rápido, un proyecto muy interesante porque la Unión Europea ha decidido escoger una ciudad europea, en este caso ha sido Granada, en España, monitorearla, medirla, ver un poco cómo está la gente a nivel alimenticio, a nivel ejercicio físico, a nivel medioambiental y posteriormente, durante un año, aplicar cambios reales de conciencia en la población. Posteriormente, al año la volveremos a medir a ver los cambios. ¿Se puede cambiar al ser humano? Con un mismo ADN podemos tener diferentes epigenomas, sabemos que es así. Y para ello se presentaron 258 tecnologías en la Unión Europea. Eso fue este año, durante el 2019 y el 2018. Hace un mes quedamos finalistas en el laboratorio Cell Wellbeing y el S-Drive y podemos anunciar que el mes pasado la Unión Europea eligió la tecnología S-Drive para realizar el proyecto. Cosa que nos honra y a mí me llena de orgullo porque creo que es una tecnología muy bonita. Creo que ve al ser humano como lo que realmente es, un ser bioemocional, un ser biocambiante, un ser que incluso puede tener control sobre su biología como lo tiene el mundo animal, solo que hemos perdido esa capacidad. Y me gustaría terminar, y le doy paso a Marcia, que traduzca esto y termino ya con una frase. Questo progetto è molto interessante, come vi dicevo è un progetto europeo, è stata scelta come città bersaglio Granada. A Granada in Spagna si è deciso appunto di condurre questo progetto per la prima volta, un progetto che prevede il monitoraggio dello stato di salute della popolazione della città dal punto di vista nutrizionale, dell'esercizio fisico, dal punto di vista ambientale, eccetera. E poi il progetto prevede l'introduzione nel corso di un anno di cambiamenti reali nella vita delle persone che riguardano appunto tutti questi aspetti. Alla fine del progetto, quindi dopo un anno, verranno rifatti tutti i monitoraggi, tutte le valutazioni per vedere quali saranno stati i cambiamenti nell'epigenetica, diciamo, delle persone, nella qualità della vita delle persone. Ora, nell'ultimo anno, cioè tra il 2018 e il 2019, sono state presentate 258 tecnologie per la realizzazione di questo progetto e sono assolutamente orgoglioso di poter annunciare che l'Unione Europea ha prima selezionato tra i finalisti e poi definitivamente scelto l'S-Drive, quindi Cell Wellbeing, come tecnologia da utilizzarsi per questo tipo di progetto. Ripeto, è una cosa che mi riempie d'orgoglio e che ci permette di dimostrare al mondo intero che l'essere umano è un essere in continuo cambiamento, è un essere emotivo, è un essere che può prendere nelle mani proprie la propria biologia e modificarla. E concludo con... Concluyo con una frase que me gusta mucho poner en las conferencias, pero sobre todo me gustaría... Doy las gracias a Giorgio porque sé que es muy familiar como yo y muy emotivo. Y voy a recordar un poquito, un minuto a mi abuelo, que él era carpintero,
se jubiló y cuando yo podía disfrutar de él murió de un cáncer porque estaba todo el día fumando y tuvo un cáncer de pulmón. Eso me enfadó muchísimo. Yo siempre le eché en cara que no se cuidara, que no tuviera prevención. Pero ahora que veo la óptica desde un poco más de madurez, me doy cuenta de que no tenía información, de que no tenía conciencia. Pero actualmente, con Google, con la cantidad de información que tenemos, me sigue sorprendiendo que pudiendo cambiar por conciencia, seguimos cambiando por dolor. Y esto creo que es el paso que tenemos que seguir los profesionales, concienciar, educar. Y termino, como me decía un profesor a mí en la universidad, que me decía, Esteban, si no tienes tiempo para cuidarte, algún día te darás cuenta que tienes tiempo para estar enfermo. Así que muchas gracias a todos por escucharme, disculpen la rapidez y gracias por todo. E concludo, dicevamo, con questa frase che trovo assolutamente rivelatrice, cioè quando si mangia male la medicina non funziona, quando si mangia bene la medicina non è necessaria. E vorrei terminare questa presentazione con un ricordo. Il ricordo è quello di mio nonno era carpentiere, è morto anni fa per un cancro ai polmoni. Ha fumato tutta la vita, non ha mai smesso di fumare, l'ho sempre rimproverato per questo e l'ho sempre rimproverato di non prendersi sufficientemente cura di sé. Ora, col tempo, con la maturità, mi sono reso conto che non era semplicemente che non si fosse preso cura di sé, era che non aveva le informazioni, non aveva le conoscenze necessarie per farlo. Oggi invece queste conoscenze ce le abbiamo, sono tutte a portata di mano, sono tutte su Google, con un clic ci si arriva. Eppure nonostante questo, anche se potremmo cambiare grazie alla maggiore consapevolezza, continuiamo a cambiare soltanto quando siamo in una situazione di dolore. E invece la consapevolezza è l'elemento essenziale, è questo che ci dovrebbe portare ad introdurre cambiamenti positivi nella nostra vita. Perché come mi diceva sempre il mio insegnante all'università, Esteban, se non hai tempo di prenderti cura di te stesso, molto probabilmente in futuro avrai tempo di ammalarti. Per cui questa è la conclusione della mia presentazione, vi ringrazio tutti per la pazienza, sono stato molto breve, molto veloce, ma spero che abbiate apprezzato. Grazie di cuore di essere venuto.